Roger Waters è i Pink Floyd. Dopo Syd Barrett, rimasto nella leggenda, colui che ha portato avanti lungo i decenni il mito della band del fenicottero rosa, è l'artista a cui si deve la monumentale opera The Wall, il muro, uno dei più ambiziosi, affascinanti e controversi lavori della storia rock. Ora completamente riveduto nella sua già visionaria composizione scenica, in un allestimento che nell'ambito del tour mondiale toccherà soltanto due città in Italia, Roma e Padova. Ancora una volta l'agenzia Z Grandi Eventi è riuscita a definire un appuntamento di portata assolutamente planetaria, in programma venerdì 26 allo Stadio Euganeo, ultimo straordinario momento di un'estate anche bagnata da ricordare. Per definire organizzazione ed indicazioni utili allo straordinario afflusso di pubblico, sono attese 45.000 persone che affollerà asfalti e prato dell'impianto padovano, dove potrebbero apparire anche alcuni big della musica italiana. Il prosindaco reggente Ivo Rossi ed i responsabili della Z hanno promosso un incontro con gli organi di informazione proprio per dare il massimo respiro alla comunicazione dell'evento, che comporta inevitabilmente uno sforzo organizzativo imponente. Tenete presente che abbiamo messo a disposizione circa 75 autobus, sarà quasi una sorta di metropolitana, ogni 10 secondi ne parte uno, che saranno in grado di portare circa 7.000 persone ogni giro, quindi ogni 25 minuti, utilizzando anche il parcheggio della zona di Limera, quindi è un grande sforzo organizzativo. D'altra parte io penso sia una grande occasione anche per la città dal punto di vista economico, perché abbiamo visto i numeri che ci hanno dato gli organizzatori, persone che provengono anche da altri continenti, moltissimi dall'estero, significa che dormiranno tutti nella nostra città almeno una notte, senza contare che mangeranno, quindi anche l'economia turistica della città ne avrà un vantaggio. Invito caldamente soprattutto tutti i consumatori, i clienti, gli spettatori che hanno acquistato il biglietto dal Veneto, in modo particolare Padova, Venezia, Rovigo e Vicenza, di non dirigersi verso lo Stadio Euganeo. L'amministrazione comunale, in collaborazione con noi, ha messo a disposizione i bus navetta, più di 60 bus navetta, quindi 6.300 spettatori che contemporaneamente vengono portati dai parcheggi scambiatori allo stadio. I parcheggi sono molteplici e potrete trovare la comunicazione dei parcheggi cliccando nel nostro sito zlive.com, ripeto, zlive.com, per conoscere per esempio la zona fiera di Padova Est, la zona di Limena, dove ci sono migliaia di posti auto.